Michael! Michael? L'ho incontrato 15 anni fa, era come svuotato. Non capiva, non aveva coscienza, non sentiva, anche nel senso più rudimentale, né gioia né dolore, né male né bene, né caldo né freddo. Spaventoso. Un ragazzo di 6 anni con una faccia atona, bianca, completamente spenta. E gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Il costume per me, vieni a vedere. Bene, ne sei sicura? Sì. Dov'è Jane? Jamie, vieni via. Non toccarlo, Jamie.
Let me see. Me.
aiutami! Così, spingi! Ci sei, bravo! Michael Myers pugnalò a morte la sorella. Per anni fu rinchiuso nel manicomio di Smith Grove, ma scappò. Uno ad uno, Michael Myers uccise tutti i componenti della sua famiglia. Improvvisamente, da allora, la parola Halloween sta a significare l'eccidio. La sua nipotina di 9 anni, Jamie Lloyd, fu l'unica a restare in vita. 6 anni or sono, nella notte di Halloween, Michael e Jamie svanirono. Molti li credettero morti, ma io penso che qualcuno li abbia nascosti. Qualcuno che difende Michael, lo protegge, cerca di controllarlo. Ma se c'è una cosa che so è che non si può controllare il male. Puoi rinchiuderlo, puoi dargli fuoco, seppellirlo e pregare che muoia, niente accadrà. Arresterai la sua corsa solo per un po'. Puoi chiudere le porte e dire le preghiere la sera, ma il male è là fuori, che aspetta. E forse, dico forse, è più vicino di quanto pensi. Perché? Allora? Perché tu sei stato il primo a capirlo. Hai riconosciuto il suo potere. Di Michael? Del male, puro, incontaminato, antico. Tu sei il male, Win. Ho fatto i miei errori, ma questo bambino, il bambino di Jamie, sarà l'alba di una nuova era, Sam.